Cioccolata non la mangio, non mangio né cioccolata né crema se posso. Hai ragione, sono una persona triste, quanto può essere. Benvenuti all'interno dello shop di Tenuta Fertuna. Stiamo girando la prima puntata per quanto riguarda il gruppo Meregalli. Thomas, allora prima Thomas era al telefono. Ciao. Thomas era al telefono, ok, lasciamolo perdere. Poi io sto facendo ovviamente il vlog che fa parte del lavoro che bisogna fare, che ci piace fare, più che bisogna. Ma c'è una persona del gruppo che se la sta passando meglio. Se la sta passando meglio. Benissimo. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire cosa sta facendo il mitico Lorenzo Bruglia. Spalle, scena di degustazione, quindi stiamo assaggiando i vini della Tenuta Fertuna. Questo è un retroscena importante. Allora, Thomas è sempre fare le storie, quindi se vi capita di dire vado a scena con Thomas, chissà che è, no, non lo fate, perché è come andare da soli, praticamente il piatto è qua, è vero. Guardate qua, tac, non c'è più. Abbiamo definitivamente le prove che anche Thomas fa qualcosa e lo potete osservare, e stiamo per preparare il primo set per le interviste, quindi questo per farvi capire che anche Thomas contribuisce Guardate quanto è dura la vita da videomaker. Qui c'è Lorenzo Bruni che sta posizionando sul cavalletto la telecamera per riprendere una scena epica del trailer con la villa in sottofondo. No, un altro po'. No, scusa, di là. Fermo. Vedete? È più bella la fotografia. Nikon D850, ragazzi. Wow. Allora, il buon Thomas sta controllando le interviste, quindi si segna i lanci per poterli registrare tra un po'. Lorenzo Bruni insieme a Sara sono in cantina a fare delle riprese. Io invece in questo momento mi preparo con Z6 per fare le riprese esterne. A vostra destra, signori, il laghetto. Siamo qui alla Tenuta di Fertuna, laddove vengono preparate delle ottime ricette, e oggi siamo qui per parlare con Silvia, che ci racconterà la ricetta del Maremmano Spritz. È nata questa idea del Maremmano Spritz, che è praticamente rosato per 2/3, 1/3 di vermouth,
poi un po' di tonica alla rosa che dà un gusto floreale, si sposa bene con le erbe del vermouth, e un tocco di gin per dargli quella fine di bacca di ginevro che ci sta tanto bene.